Le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo le conosciamo a memoria, non solo perché conosciamo a memoria il Vangelo, ma anche perché queste parole le ripetiamo sempre durante la recita, la preghiera dell'Ave Maria. La risposta che Maria dà all'angelo è davvero straordinaria. Eccomi, sono la serva del Signore. E benedetto il figlio del tuo grembo, Gesù, aggiungerà Elisabetta. Perché siamo a Montenero? Noi vogliamo affidarci alla materna protezione di Maria. Vogliamo chiedere la sua protezione sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, sulle nostre parrocchie e oggi insieme sulla nostra chiesa, sulla nostra diocesi. Però, come vi dicevo all'inizio, prima di chiedere, proviamo ad ascoltare. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Dio vuole che tu sia la madre del suo figlio Gesù. E Maria, di fronte a queste parole, esprime la impossibilità di questo progetto, di questa idea di Dio. Non è possibile. Non conosco un uomo. E l'angelo, niente è impossibile a Dio. E allora, eccomi, sono la serva del Signore. E così il figlio di Dio diventa uomo, diventa Gesù. La nascita di Gesù fa grande Maria, la rende unica nella storia della salvezza. Unica per noi che la accogliamo come dono del Signore sulla croce, come madre nostra. E così la devozione, la preghiera a Maria diventa la via principale per andare incontro a Gesù, come lei, obbedienti alla parola di Dio. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, sempre, perché tu sei la madre di Gesù. Tu sei la madre nostra. Veniamo così a Montenero per dirti il grazie della nostra devozione, per chiederti di intercedere dal tuo Figlio il dono della fede e della speranza per noi, per le nostre comunità, per la nostra Chiesa. Quest'anno, in modo particolare, vogliamo chiederti di aiutarci ad accompagnare il cammino del nostro impegno pastorale. Vogliamo impegnarci a favore della famiglia, delle nostre comunità, perché la vita della famiglia diventi lo stile della vita delle parrocchie e della diocesi. La famiglia è scuola di vita, di dono di sé, di accoglienza, di servizio. La famiglia è sorgente di relazioni, fonte di risorse insperate, garanzia di futuro. Senza la famiglia non c'è né società né chiesa. Così l'esperienza di Nazareth diventa il punto di riferimento del nostro cercare una dimensione amorosa della pastorale, dell'impegno, della missione della Chiesa e di ciascuno di noi. Ave Maria, piena di grazia. Noi non siamo santi, non siamo pieni di grazia come Maria, ma da Maria vogliamo imparare. Per questo oggi siamo saliti al santuario.
Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Guardando a te, Maria, imitando te anche noi, non ci allontaneremo da questo luogo santo senza avere dato una risposta al Signore. Siamo i servi del Signore. Signore, conta su di noi, perché ancora oggi tu sia presente tra noi come Salvatore.